Salve, bentornati sul canale. Oggi andiamo a vedere come realizzare questo grazioso presepe fatto in maniera molto molto semplice ma molto molto carino. Sarà un bel regalo da donare a chi volete bene, perché è fatto con tanto amore con le vostre mani. Basteranno poche cose veramente economiche e semplici e realizzerete un bellissimo presepe, piccolo e raffinato. Andiamo a vedere come si fa. Per realizzare i nostri personaggi andiamo a tagliare al tappo di sughero dei cerchietti in questo modo. Andate ad incidere prima bene tutto intorno, potete utilizzare un taglierino oppure un coltello come vi trovate più comodi. Andate a fare i vostri cerchietti, andate a distribuire più o meno la distanza tra uno e l'altro e realizzate questi cerchi. Fatto questo, una volta che abbiamo staccato questi pezzi, andiamo ad unirli. Per realizzare i personaggi basterà unire al centro con un po' di colla i due cerchi e andiamo a realizzare il personaggio. Andiamo a fare la Madonna, San Giuseppe e poi da un altro cerchietto andiamo a ritagliare un altro più piccolino. Possiamo utilizzare anche delle forbici per aiutarci a fare la sagoma più piccola e andiamo ad applicare per realizzare Gesù Bambino. Andiamo poi a tagliare da un filo di ferro un cerchietto e lo andiamo ad adagiare dietro e tagliamo uno stecchino e realizziamo il bastone a San Giuseppe, lo andiamo ad applicare. Andiamo a tagliare da un po' di stoffa oppure un po' di panno lenci un rettangolo e lo andiamo ad applicare sulla nostra Madonnina. Fatti i nostri tre personaggi, andiamo a prendere una scatolina di cartone che può essere a forma di cuore, a forma di stella, come più vi piace, oppure semplicemente una scatolina quadrata. Andiamo ad applicare il nostro panno lenci, andiamo a ritagliare dal coperchio la sagoma e la andiamo ad applicare all'interno del nostro cartone. Fatto questo, andiamo ad applicare con un po' di colla in modo da bloccarlo bene all'interno e andiamo a sistemare i nostri personaggi. Andremo a mettere la Madonnina in questo, io vado a mettere lo scatolino in questo modo e vado ad applicare la mia Madonnina all'interno qui. Vado ad applicare Gesù Bambino, però prima di applicare Gesù Bambino vado a tagliare da un panno lenci, dalla gomma Eva, qualsiasi altra cosa, oppure da un po' di paglia, andate ad aggiungere un po' di paglia qui sotto e andate ad adagiare Gesù Bambino. Ed applicate poi anche San Giuseppe. Fatto questo, possiamo andare a ritagliare dalla gomma Eva oppure dal panno lenci una stellina, andiamo a mettere un po' di filo di ferro, andiamo ad incollare un po', e pieghiamo questa parte e la andiamo ad applicare all'interno della nostra capanna in questo modo. Applichiamo con un po' di colla e questa sarà la stella della grotta. Come prima cosa andiamo ad applicare la nostra base all'interno del cartone e andiamo ad applicare anche la stellina. Mettiamo un po' di colla sotto la Madonnina ed andiamo ad applicarla qui al lato. E facciamo la stessa cosa anche con San Giuseppe. Mettiamo un po' di colla e la applichiamo lateralmente. Mettiamo un po' di colla anche sotto Gesù Bambino e la applichiamo qui al centro. Volendo potete fare anche gli occhietti con un pennarello, potete realizzare anche la bocca come più vi piace. Sul coperchio della scatolina potete aggiungere anche un fiocchetto in questo modo, quello che più vi piace, quello che più gradite, anche semplicemente una stellina. Potete rivestire i vostri personaggi anche come ho fatto nell'altro video tutorial del presepe nel barattolo. Date un'occhiata anche a quello, così avrete anche altre idee. Ed eccolo qui terminato, questo è il mio piccolo presepe, è un carissimo dono da poter donare a chi amate, è fatto con le vostre mani in maniera molto molto semplice ma d'effetto. Spero che vi piaccia, condividete con i vostri amici, invitateli ad iscriversi al canale, iscrivetevi anche voi se non l'avete ancora fatto. Vi aspetto numerosi al prossimo, taggatemi se lo fate e fatemi vedere i vostri lavori. Ciao, un bacio grande!